Dopo dieci giorni di chiusura per motivi di sicurezza riapriranno domani 15 marzo gli impianti di risalita di campo imperatore. Una piccola buona notizia per operatori a scuola sci che aveva annunciato la chiusura anticipata, anche se momentanea, a causa dell'assenza di sciatori. La notizia, comunicata dal centro turistico del Gran Sasso, fa seguito al via libera ottenuto dall'Ustif, sezione di Pescara, che dieci giorni fa aveva imposto lo stop alla Seggiovia Fontari per eseguire interventi inerenti alla sicurezza. Si tratta comunque di una stagione da dimenticare per il Gran Sasso inteso come comprensorio sciistico, dove prima l'assenza di neve e poi la questione sicurezza hanno compromesso un'annata tra le peggiori degli ultimi dieci anni. Per provare ad invogliare gli amanti dello show e dello snowboard a salire in quota, gli ski passe giornalieri saranno in vendita ad un euro. Nella stessa giornata, presso l'Hotel Campo Imperatore, è in programma l'evento Territorio, Turismo e Tradizione, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi e dal Centro Turistico, per accogliere ed incentivare nuove proposte ed iniziative volte alla valorizzazione del territorio attraverso l'offerta di prodotti locali. Verranno allestiti stand di prodotti locali e un buffet per tutti i partecipanti alla manifestazione, a cui interverrà anche lo chef stellato William Zonfa.